Buongiorno ragazzi e benvenuti nel primo Vlogmas. Che freddo che fa. Ogni giorno sembra che io faccia gara per chi parcheggia più lontano. Vediamo se riesco a perdermi cercando un blog. Ovviamente con la mia corsina trovate il link in bio. Finito prestissimo oggi, ora torno a casa e vi racconto cosa sto facendo in ospedale. Tu supervisioni i lavori? Buongiorno e benvenuti a tutti in questo nuovo video, che è il primo vlogmas della mia vita, perché come anticipato su Instagram cercherò di fare un video al giorno, quindi un vlogmas al giorno. Però vi voglio subito pronti nei commenti per un parere, ovvero dal 7 all'11, non so se lo sapete, ma vado a fare il mio solito viaggio di Natale con mia mamma e probabilmente sarà possibile girare il video ma non editarlo. Però ho anche notato che i video dei viaggi non è che siano troppo apprezzati, probabilmente perché mi sono costruita un target che ricerca cose su università, studio, medicina, eccetera eccetera. Quindi domandone, vi interessa il vlog del viaggio? Ovviamente dal 7 all'11 non riesco a far uscire i vlogmas tutti i giorni e quindi pensavo magari di fare un video unico di questi giorni del mio giro in Belgio da pubblicarvi come unico vlog appena torno, per poi riprendere ovviamente il 12 con i soliti vlogmas. Quindi vi aspetto nei commenti per questa cosa, anche se vedete già scritto quello che volete scrivere voi, riscrivetelo così io so cosa vuole la maggioranza. Detto questo, per chi non mi conoscesse, io sono Arianna e studio al sesto anno medicina in Bicocca. Vi invito a iscrivervi al canale se non lo avete già fatto per seguirmi in questa mia esperienza dell'ultimo anno da studentessa di medicina. E raga, ultima sessione, aiuto. Infatti, la sessione per me inizia già adesso, perché oggi è l'1 dicembre, domani ho un esame. Ho l'esame di ginecologia ostetricia. In realtà è un esame del quinto che mi sono portata dietro al sesto, perché insomma sono andata in Erasmus, non ho fatto in tempo a farlo, eccetera, eccetera. Lo studio già da un bel po', sono in fase di revisione, per forza perché ce l'ho domani. E cosa sto facendo in ospedale nel mentre? Sto facendo la settimana di tirocinio, che è prevista per l'esame di clinica chirurgica, che invece è uno degli esami del sesto. Avrò anche 2 settimane di clinica per clinica medica, però saranno a gennaio e le farò in cardiologia, mentre adesso in chirurgia sono in senologia. E stamattina mi avete visto andare in ambulatorio, quindi semplicemente controlli e prime visite. Questa settimana ho saltato un giorno per un problema mio e poi salto anche domani per l'esame, quindi in realtà andrò anche settimana prossima, lunedì e martedì, per recuperare le presenze e farmi firmare il libretto. E lunedì faccio ancora ambulatorio con le visite, però poi anche ambulatorio medicazioni, mentre martedì vado in sala. Quindi seguitemi, perché tutte queste cose ovviamente ve le faccio vedere nei vlogmas. Oggi ho finito relativamente presto perché c'erano solo 3 visite, di cui una non pervenuta. E cosa ho fatto? Ho fatto semplicemente l'esame obiettivo della mammella. Sono contenta di essere in questo reparto perché secondo me è un po' snobbato, anche non esistono tante lezioni a riguardo, roba del genere. Anche in realtà negli altri tirocini, ok, si fa tantissimo l'esame obiettivo, ma tendenzialmente quello della mammella, se non sei in senologia o comunque qualcosa di correlato, viene molto trascurato. Infatti penso sia stato il primo esame obiettivo della mammella che ho fatto, a tirocini ovviamente, poi per quanto riguarda quelli degli esami è un altro discorso. Però niente, dai, sono contenta, poi l'ambiente è bello, le dottoresse sono tutte strasimpatiche, anche abbastanza giovani, quindi si entra in confidenza. Però adesso sono a casa, come avete visto mia mamma ha montato l'albero, perché dopo pranzo lo addobbiamo insieme, poi per il resto della giornata solo e soltanto studio. In particolare ho stampato gli schemi di ginecologia e ostetricia, e in realtà ho anche quasi finito di ripetere ginecologia. No, beh, quasi finito no, però sono a più di metà perché l'ho fatto nei giorni scorsi, quindi mi mancano giusto gli ultimi argomenti, che sono l'endometriosi, il carcinoma ovarico e la menorrea, e poi ostetricia, che in realtà è tendenzialmente più semplice, più discorsiva, diciamo che non è tanta roba perché si parla di parto, travaglio e complicanze, nulla di più. Detto questo, ci mettiamo all'opera. Allora, il tumore dell'ovaio è considerato un killer silenzioso perché ha una presentazione subdola senza strumenti per una diagnosi precoce. Ha un'incidenza tra i 55 e i 64 anni, con età media di insorgenza sui 63 anni, e in età giovanile colpisce il 12% con maggiore incidenza di carcinomi ovarici in stadio iniziale. L'alta mortalità è dovuta alla presentazione in stadio avanzato e l'alta tendenza a recidivare, e anche se in realtà comunque l'incidenza è lievemente diminuita grazie all'effetto protettivo degli estroprogestenici, che riducono il rischio del 50% se sono assunti per almeno 10 anni. Allora, qui avevo messo i post-it alle cose, agli argomenti da ripetere, e sto vincendo io, cioè 3 contro
questi non li ho ripetuti tutti oggi, ovviamente sono anche quelli di ieri, però di ginecco mi mancano principalmente questi due. Adesso ho fatto la PID e il carcinoma ovarico e mi mancano questi due, che in realtà sono i più consistenti, e poi anche rivedere un po' magari le infezioni, soprattutto la vaginosi batterica e la clamidia, che chiedono di solito. Però adesso è quasi pronto, oggi c'è a casa mia mamma e ha fatto la pasta alle vongole, quindi ciao. Aprirò anche questo. Pacchetto che mi offre mia mamma dopo pranzo. Buono studio. E ora noi con The Big Christmas Treasure. Che è chiuso, lo apro. We are so ready. E ovviamente non può mancare la colonna sonora. Scusa amici, prendo il telecomando, grazie. It's beginning to look a lot like Christmas. Abbiamo le luci di Twinkle e adesso le devo configurare con l'app. Sto mappando le lucine, in pratica quelle verdi sono quelle che ha preso, mancano quelle arancioni. Vedete, adesso qua è tutto verde, devo sistemare un po' questo lato. Allora, tornati con la coda, la vestaglia, sta faccia, torno al gineco, faccio per forza endometriosi amenorrea, così la finisco e basta. E poi mi sa che passo il pomeriggio a riguardarla tutta, per ora sono le 3, quindi è ancora abbastanza presto dove farcela. Sto facendo merenda con dei cracker di mais, sono già in realtà le 17:17 e non ho fatto nessuna clip mentre studiavo perché la voglia è proprio sotto i piedi e quindi ho dovuto usare Forest per bloccare il telefono completamente. Quindi nessuna clip, il tempo è passato, ora faccio merenda e mi mancano solo le patologie del ciclo mestruale, che sono tipo immense, con tutti i problemi ipotalamici, ipogonadismo, ipogonadotropo e bla 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 bla. Finita questo, ho finito gineco. Poi in realtà l'esame è domani alle 14, quindi ho tutto il tempo domani mattina per rivedere tutto e sono abbastanza tranquilla anche per questa cosa. Quindi merendina, finisco le patologie del ciclo mestruale, poi penso editerò questo video e con calma rivedo un po' il tutto. Però sì, ne ho piene le balle, però vado tranquilla, nel senso che questo è un preappello di dicembre, sicuramente c'è anche un appello a inizio gennaio, ho fatto degli schemi pazzeschi, ho le dispense fatte bene eccetera eccetera, quindi se dovesse andare male per qualsiasi motivo lo rifaccio a gennaio tranquillamente, tanto ho già studiato e va solo rivisto. Detto questo, finisco la mia merendina, però vi faccio vedere le lucine degli alberi, cioè quanto bello. Che bella vita da gatto, vero Topolino? Comunque io ho chiuso perché continuavo a leggere quell'ultimo argomento, ne ho fatto metà capendoci qualcosa, il resto era proprio lettura passiva e mi sono proprio resa conto del ma cosa sto facendo, quindi rimandato piuttosto a stasera dopo cena o domattina, tanto conto di svegliarmi presto. E niente, d'altronde è tutto il giorno che sono in ballo, quindi ci sta che basta. E ora mi sa che mi faccio una pausetta per editare questo video e magari guardare un po' di video su YouTube oppure Netflix, deciderò, e poi devo preparare la cena. Però chiudo questo video, vi chiedo di lasciarmi qua nei commenti un feedback sui vlogmas, cosa ne pensate, cosa vi aspettate e soprattutto se volete che io parli di qualcosa in particolare in questi giorni oppure che io faccia qualcosa di particolare da mostrarvi. Ricordatevi di seguirmi su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.